attenti alle epigrafi, pongono a confronto i passi dei Rerum Patriae Libri che si ritrovano simili nei commenti alle epigrafi presenti nelle Sillogi Trotti e Dresdense, negli opuscoli, non li cito tutti ma sono tanti, nel commento al De Verborum Significazione. E rimandano alle opere dell'Alciato che affrontano gli stessi temi e ai passi paralleli di chi scrisse poco prima di lui, Giorgio Merule, Tristano Calco, o più o meno a lui contemporaneamente, Gaudenzio Merula e Bonaventura Castiglioni. Ecco che il tutto insieme non è una cosa tanto semplice e lineare come si diceva, come prima definivo questa definizione esplicativa che ne dà Annalisa Belloni. C'è veramente in questo punto, in questa parte, una costruzione, un meccanismo calibrato e scorrevole come un orologio di quelli dell'antica, meccanici, in cui ogni particola dinamica, ogni ingranaggio, insomma, in poche parole, è correlata con le altre e vi coopera in un tutt'uno scorrevole ed efficace. Un tutt'uno che parte dalla scheda della seconda appendice, uno, in Subrium Mediolanum, siamo all'origine della città, sempre Milano al centro, e giunge alla scheda 43, Valperto, quell'intraprendente vescovo altrettanto milanese della fine del X secolo, anche se poi non dovette essere costui il Valperto dell'epigrafe che qui si cita e che proprio in questi giorni ho finito di ristudiare per l'ennesima volta. Un tutt'uno, insomma, che è proprio tutto, che non è uno, ma che è tutto. E siamo soltanto alla pagina 506 su oltre 1000. Una conferma implicita che altro, che ben altro, è uscito dalla penna, anzi dalla tastiera, ormai si deve dire, di Annalisa Belloni. E qui mi taccio perché non tocca più a me. Grazie molto, professore, per aver iniziato la presentazione, averla iniziata proprio dal punto di vista della epigrafia, tema non solo proprio e caro, ma tema che ha consentito di sentire la miscela del nuovo e dell'antico. Allora, pensare agli ingranaggi, pensare alla penna che lascia spazio alla tastiera, pensare a qualche rimasuglio, studi e testi ancora richiede ad essere tagliato, e non è l'unica collana che abbia mantenuto. Mi hai scoperto, ci picchia. Non l'ho tagliato. No, dico le studi ultime, e testi. Gli ultimi quinterni, vero? No, confesso. Sono confessore in altri momenti, puoi stare tranquillo. Ma poi l'intervento tuo è stato salutato da ben due scampanii del moderno e assicuro che ero sicurissimo che sarebbe arrivato anche il terzo, perché per contrappasso invece non è arrivato. Ma di un altro dialogo, di un'altra miscela, ecco, credo noi adesso siamo desiderosi di sentire, perché si è parlato di epigrafia, ma adesso è il diritto che vuole la sua parte, e quindi prego il professore di prendere subito la parola. Grazie della gentilezza. Ringrazio Don Gallo e ringrazio naturalmente l'istituzione che ci ospita e che ci ha fatto l'onore di questo invito per la discussione di un libro importante. Importante evidentemente non solo per la storia del diritto e per gli storici del diritto, ma appunto per la storia della epigrafia, perché in realtà lo studio giovanile precoce, come diceva il professor Sartori, lo studio epigrafico di Alciato deve essere considerato come l'inizio di una storia propriamente moderna della scienza epigrafica. E interessa naturalmente la filologia umanistica, interessa la storia della cultura umanistica, dell'umanesimo interessa in realtà ogni persona di buona cultura, perché Andrea Alciato
è una delle personalità, una delle figure più rappresentative della cultura della prima modernità in Europa. È a suo tempo una celebrità, e non a caso, e probabilmente tra gli italici del tempo la personalità più rappresentativa a livello europeo. Un uomo capace di dialogare con i grandi intelletti della Francia, della Germania, intendendo per Germania il mondo che comprende anche, com'era del resto anche nella tradizione degli studi universitari, gli olandesi, gli inglesi, insomma. Sì, il mondo germanico nella sua totalità. È un uomo che è capace di dialogare con Erasmo, con cui intrattiene un rapporto epistolare molto importante, con i suoi allievi naturalmente, che raggiungono i luoghi in cui Alciato insegna per ascoltarne la dottrina, per ascoltarne l'interpretazione dei testi romani. E così è per la Francia, che è la terra nella quale Alciato si trova molto giovane, appena 26enne, a compiere la sua prima esperienza di professore di diritto. Questo libro così importante, apparso non a caso in una collana scientifica così bella e così importante per gli studi di molte discipline, come studi e testi, e questo libro, è vero, modifica moltissimo della nostra conoscenza della vita e dell'opera di Alciato. Di Alciato giurista, anche se è difficile distinguere Alciato giurista da Alciato umanista, anche in lavori recenti, talvolta si legge che Alciato ha cominciato i suoi studi giuridici sulla base di una buona formazione umanistica. Penso che si tratti di una banalizzazione. In realtà fin dall'inizio è difficile scindere in due, no? questa personalità. Dove comincia il giurista, dove finisce l'umanista? Ma no, è una personalità complessa nella quale veramente non si saprebbe dire dove esista il confine. Annalisa Belloni ha ridisegnato minuziosamente la formazione di Andrea Alciato, l'ambiente culturale nel quale si è formato, ambiente umanistico milanese di una straordinaria ricchezza. C'è all'interno di questi libri uno sforzo di penetrazione anche di tipo prosopografico nell'ambiente culturale milanese tra 4 e 500, che ci mostra una fertilità straordinaria, non solo relativa a studi di carattere filologico o storico, ma certamente coinvolgente il mondo degli studi giuridici, che allora non è condannato ad una separatezza rispetto agli studi che noi chiamiamo a giusto titolo umanistici, a tal punto che Alciato potrebbe essere definito come una specie di Giano Bifronte della cultura del tempo, o se volete, con un'immagine che forse a lui non sarebbe dispiaciuta, con un'immagine di tipo emblematico, come una sorta di centauro della cultura del tempo, no? Torso di umanista su corpo di giurista. Corpo di giurista perché Alciato fu giurista e giurista eminentissimo per la maggior parte della sua vita. E da questo punto di vista il libro di Annalisa Belloni corregge
molto, non dico della biografia semplicemente di Alciato, corregge molto certamente della sua biografia intellettuale, ma corregge moltissimo soprattutto del mito storiografico di Alciato, cioè di quella serie di convenzionalità e di semplificazioni che hanno finito per fare un tutt'uno, no? con l'immagine che fino a non molto tempo fa noi avevamo di questo grande personaggio della prima modernità europea. A cominciare appunto dai suoi studi, a cominciare dal suo primo insegnamento, perché il libro di Annalisa fa giustizia di tutta una serie di luoghi comuni. Primo fra tutti quello che riguarda il metodo di Alciato, il metodo per il quale Alciato va famoso nella manualistica o negli scritti d'occasione di molti che forse prima di scrivere farebbero meglio documentarsi un po' di più. Non è vero, cioè, e lo apprendiamo dalle pagine di questo libro, non è vero che Alciato abbia, per così dire, portato in tasca il suo nuovo metodo non appena sbarcato ad Avignone nel 1518 per tenervi il primo insegnamento romanistico. Si è scritto da qualche parte avventurosamente che Alciato avrebbe conquistato gli studenti avignonesi, gli studenti d'Oltralpe, con un insegnamento anticonformistico, parola assolutamente impropria, inadeguata e anacronistica, no? Nessun anticonformismo e nessuna volontà di stupire i suoi uditori con un metodo di insegnamento di tipo nuovo, rivoluzionario. Anzi, Annalisa Belloni dimostra che almeno fino alla fine degli anni venti, cioè fino all'andata a Bourges, il metodo di Alciato è un metodo molto aderente ai canoni tradizionali dell'insegnamento giuridico nelle università europee. Nulla di nuovo e di straordinario, se non per il fatto che il giovane professore è già una eminente personalità della scienza giuridica perché ha pubblicato qualcosa di straordinariamente importante. Nello stesso anno del suo primo insegnamento avignonese appare in una stampa, ne parlavo prima con Concetta Bianca, in una stampa che appare a Strasburgo, una tipografia, cioè che agli storici della stampa, agli storici della cultura, è nota per essere soprattutto come un luogo di stampe clandestine, ma Concetta poi ci dirà molto di più su queste cose. La personalità di Alciato è già una personalità segnata da una tendenza alla novazione, ecco. Le sue pubblicazioni sono pubblicazioni di tipo nuovo, sono appunto pubblicazioni che coniugano la sapienza giuridica con un metodo umanistico, metodo storico-filologico schietto, evidente, ma sono anche pubblicazioni che risentono di un clima culturale che è quello di quegli anni. Sono anni difficili, sono anni particolarmente difficili. La vita di Andrea Alciato, i suoi 58 anni, ecco, spesi nel panorama della vita culturale e politica dell'Europa del tempo, sono anni che attraversano tutte le guerre d'Italia. Nasce nel 92 e nel 94 si è già nel pieno sconvolgimento di equilibri che duravano da molte generazioni.
vive un periodo difficile, inizia ad insegnare nel 18 e nel 18 è già scoppiato il caso Lutero. Nel 17 Lutero ha già pubblicato le sue 95 tesi, cioè praticamente ha convocato un dibattito. Ecco, non crederò mai che, come Lutero è raffigurato nella ingenua iconografia che si propone ai bambini protestanti con il martello in mano, le abbia affisse veramente quelle 95 tesi. Le pubblicò, nel senso che le propose ad un dibattito mondiale. C'è Erasmo sulla scena culturale dell'Europa, ci sono gli erasmiani, c'è un dibattito niente affatto innocente, è un dibattito nel quale si deve essere, ma si deve essere con prudenza, e Alciato è un uomo prudente. La sua fama di letterato giurista lo accompagna certamente nell'insegnamento, ma non fino al punto da fargli modificare il metodo dell'insegnamento giuridico. Questa è una grande verità che dobbiamo agli studi di Annalisa, che ha seguito passo passo la formazione di ciascuna delle molte opere di Alciato. Questo libro, in due grossi volumi per 1100 pagine, è non una monografia, ma si potrebbe dire un insieme di monografie, ed è anche un repertorio, o forse anche più di un repertorio. Solo il primo volume è formato di due parti fondamentali che riguardano naturalmente la composizione dei Rerum Patriae Libri e il diritto pubblico romano a Milano, ma ci sono poi due appendici, ma sono due appendici che hanno le dimensioni di due monografie, due appendici che riguardano le fonti, la scrittura dei Rerum Patriae Libri. E questo secondo volume è un volume che segue passo passo appunto la storia dell'esperienza umana, personale, scientifica, culturale di Alciato, con mille messe a punto che riguardano non solo aspetti particolari della vicenda personale di Alciato, ma che riguardano insieme a lui la stagione scientifica e culturale che è caratterizzata dalla sua presenza. Io sono convinto, l'ho detto anche in altre occasioni e oggi lo ripeto, che questi due tomi, che questo imponente volume, è un formidabile contributo alla revisione complessiva del nostro giudizio su quel grande fenomeno che continuiamo a chiamare umanesimo giuridico, e che non è appunto più possibile considerare semplicemente, come si è fatto per tanto tempo, come diceva polemizzando anche un grande storico del diritto romano come Riccardo Restano, non è quel fenomeno che si potrebbe paragonare ad un fenomeno di tipo matrimoniale, lo sposalizio della filologia e della storia da una parte col diritto dall'altra, ma è qualcosa di molto più complesso, nel quale il diritto non è semplicemente l'oggetto di una rivisitazione in chiave umanistica, ma è invece, al contrario, il soggetto attorno al quale un intero movimento di cultura si adopera per un rinnovamento, che non è solo rinnovamento di tecniche interpretative, ma di contenuti. È appunto una nuova stagione del diritto, la prima modernità giuridica che l'umanesimo caratterizza così fortemente. Ecco, Alciato è al centro di tutto questo. E questi due volumi, come dicevo prima, fanno giustizia di tanti luoghi comuni e di tante visioni
di comodo anche un po', no? Dell'umanesimo giuridico. Se si va a consultare una qualsiasi delle voci d'enciclopedia, anche delle più nobili, ci si rende conto che c'è tanto da fare per modificare una visione ormai abbastanza aduggiante, no? Ho presente per esempio una bella enciclopedia della cultura giuridica uscita in Francia pochi anni fa, nella quale alla voce giurisprudenza umanistica si dice che Alciato appartiene a quella stagione in cui gli umanisti sono ancora, come dire, a mezza via tra la conservazione e la rivoluzione. Alciato sarebbe un mediatore, sarebbe un uomo di composizione, perché non riesce a staccarsi del tutto dalle tecniche, dai modi d'essere della giurisprudenza del diritto comune, molto legata alla pratica naturalmente, e non è ancora un uomo che appartiene a quell'età in cui si fanno i conti radicalmente, no? Radicalmente. Niente di tutto questo. Alciato è un giurista umanista che è cresciuto ad una grande scuola che con tutta probabilità era già una scuola giuridico-umanistica, quella di Giason del Maino. E non è cresciuto naturalmente solo alla scuola di Giason del Maino, sappiamo bene, lo sappiamo fino dagli studi di Dionisotti, fino dagli studi di Abbondanza, no? a cui dobbiamo tanto, che la sua educazione alla scuola di Giano Parrasio ha avuto una importanza capitale per lui, ma per quanto riguarda gli studi giuridici abbracciati quando Alciato era ancora adolescente, no? Probabilmente aveva 15 anni, nulla di insolito per il tempo, nulla di insolito, così come nulla di insolito che si sia laureato a 24 anni circa, perché i 9-10 anni di studio prima di un dottorato erano quasi la norma, no? Al tempo, forse solo Bartolo aveva fatto qualcosa di più straordinario.